Ciao a tutti, ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video andiamo ad esplorare e unboxare il Sentinel Advance 2 della Cooler Master e lo Speed RXL, sempre della Cooler Master. Questi due prodotti sono un mouse e un tappetino, rispettivamente. Nella confezione del mouse troviamo dei piedini in gomma che serviranno a rendere il nostro mouse ancora più performante per quanto riguarda la precisione. Troviamo anche i soliti foglietti che ci illustrano che per scaricare i programmi del mouse bisogna andare sul sito cmstorm.com e inoltre troviamo anche la garanzia. Il mouse, come potete vedere, è molto bello esteticamente ed è ergonomico, è molto comodo da utilizzare anche per le lunghe sessioni di gioco. Questo mouse utilizza un sensore AVA Go ADNS 9800, uno degli ultimi a quanto ne so, e ha un DPI variabile da 200 a 8200. Possiede dei bottoncini sulla parte superiore che consentono di cambiare molto rapidamente il DPI, che viene mostrato nello schermo LCD insieme al logo CM Storm, qualsiasi logo che è personalizzabile tramite il programma di cui abbiamo parlato prima. Sono presenti 5 profili con 4 impostazioni DPI, 8 pulsanti programmabili e 9 pulsanti virtuali programmabili con le combinazioni di tasti. È possibile anche personalizzare i colori dei LED e creare combinazioni davvero accattivanti. Sono presenti anche 5 pesetti da 4,5 grammi. Mentre ammirate il mouse, vi parlo del tappetino su cui è poggiato. È un tappetino con una superficie sintetica per una precisione ottimale. Sono presenti delle nanofibre che riducono l'attrito e rendono davvero molto confortevole. È spesso 5 mm di pura gomma. È costruito con una superficie ad alta presa sulla parte inferiore in modo da tenerlo veramente fermo al suo posto.